tensioni sul tratto cervicale? Oggi andremo a fare qualche esercizio per liberare un pochino il collo. Iniziamo facendo una semplice torsione verso il lato destro con la testa. Con lo sguardo andate a guardare un punto preciso, diciamo alla fine del vostro sguardo, dove arrivate, e ritornate al centro. Ricordatevi dove arrivava il vostro sguardo, perché ora iniziamo. Portiamo il braccio destro in avanti con il palmo della mano ruotato verso l'interno. L'altra mano sotto. Andiamo a incrociare le dita delle mani e rimaniamo in questa posizione. Ora, la spalla destra sale verso l'orecchio e scende verso il pavimento. Sale verso l'orecchio e scende. Un movimento tipo rubinetto, quindi ruoto e rilascio. Quando rilasciate, rilasciate completamente. Non rimanete trattenuti, lasciate andare la spalla. Quindi ruoto e rilascio. Inspiro ed espiro. Le braccia sono morbide, il collo e il viso rilassati. Sono massaggi, non arrabbiatevi. Piano piano rilasciate giù le braccia, rilassate un secondino le spalle e di nuovo portiamo le braccia verso l'alto. Da questa posizione, con le braccia sempre morbide, andiamo a disegnare dei cerchiolini sul soffitto, cercando di muovere il tratto toracico. Liberate il corpo, massaggiate il corpo. Ne facciamo alcuni in una direzione e poi alcuni nell'altra direzione. Respirate. Piano piano riportate le braccia in avanti e a terra. Ruotate i palmi delle mani e potete provare di nuovo a guardare verso la vostra destra e vedere se è aumentata leggermente la mobilità del tratto cervicale. Se la risposta è sì, come sarà sicuramente, potete scrivermi e confermarmelo a asd.mastergym@yahoo.it.